Around Midnight, quattro chiacchiere intorno a mezzanotte, a cura di Biagio Mannino. Around Midnight, la trasmissione lenta per definizione. Incominciamo questa nuova puntata ovviamente serale, mi raccomando, da ascoltare intorno a mezzanotte. Perché Round Midnight nasce per questo, per essere ascoltata in ore tarde, per essere più tranquilli, rilassati e accompagnati anche dal silenzio, auspicabilmente, perché il silenzio è fondamentale per poter lasciare spazio a quello che i nostri pensieri hanno da raccontarci insieme ai nostri ricordi. Ed è proprio dai ricordi che vorrei incominciare la nostra puntata, perché è anche bello ricordare le cose che hanno avuto un significato particolare. Si dice che i ricordi brutti si debbano mettere da parte laggiù, magari dimenticare i ricordi. Sembra quasi un controsenso. Però chi ha detto che i ricordi brutti debbano essere alla fine dimenticati? Tutto rappresenta un percorso, la nostra vita, e alla fine anche le esperienze difficili, e beh, ci hanno arricchito al loro modo, ci hanno arricchito, ci hanno fatto conoscere tante, tante cose. Ma non è di questo quello che vorrei parlarvi oggi, ma partendo da un ricordo, arrivare a qualche cos'altro, a qualche altra considerazione. Allora partiamo dal ricordo, perché anche questa volta, come nella scorsa puntata, mi lascio andare alle cose che accadevano qualche anno fa. E qualche anno fa mi trovavo a Berlino. Ero a Berlino, sicuramente una città affascinante sotto tanti punti di vista, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti legati
al conoscere la storia del XX secolo, è indubbio questo. Ero a Berlino e avevo l'abitudine, così ogni tanto, di andare a cenare lontano, lontano rispetto a dove io risiedevo. Dovevo prendere la metropolitana e facevo un bel po' di fermate perché io risiedevo nella parte est di quella che una volta era Berlino Est, come dire nella parte estremo orientale della città. E con la metropolitana percorrevo un lungo tragitto fino ad arrivare ad Alexanderplatz, dove da lì invece prendevo un'altra linea metropolitana, non più sotterranea ma sopraelevata, e un altro giro mi accompagnava fino a inoltrarmi in quella che una volta invece era Berlino Ovest. E poi scendevo alla fermata di Savignyplatz. Savignyplatz, che era un luogo che quasi usciva dalla realtà di Berlino. Si scendevano le scale di questa stazione della sopraelevata e si arrivava in questa piazzetta, una piazzetta normale, e non sembrava appunto neanche di essere nella stessa città moderna, poi in definitiva, ma aveva un qualche cosa di più rilassato, più appunto dedicato alla possibilità di fermarsi e uscire dalla confusione della quotidianità. Ebbene, a Savignyplatz io ci andavo per uno specifico motivo, perché c'era un ristorantino greco che era veramente carino e ci andavo molto, molto, molto volentieri. E sì, decisamente, chissà se c'è ancora poi questo ristorantino, sono passati un po' di anni da quei giorni così interessanti e voglio dire anche spensierati, anche se di vacanza non si trattava, ma in ogni caso era un momento in cui tutto viene afferrato e viene anche colto per riuscire alla fine ad arricchirci un po' di più. Savignyplatz è questa strana atmosfera che, come detto, invitava a gradire tanto quello che si faceva e quello che appunto spingeva ad arrivare fin laggiù, sempre però con l'occhio attento sull'orologio perché bisognava anche tornare indietro a un certo punto e farsela a piedi era veramente molto 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 lunga. Eh sì, tempi ormai come detto lontani e adesso però non mi ricordo più quello che volevo dirvi, perché ho fatto tutto questo discorso, non me lo ricordo più. Ah sì, adesso mi viene in mente, ma ve lo dico dopo. Around midnight. Oh.
riprendiamo là da dove ci eravamo lasciati, perché come appunto volevo raccontarvi da un ricordo arrivare anche a una riflessione. Perché in quel percorso che facevo, come detto, molto spesso prendendo la metropolitana, arrivavo poi anche a fare quello che abitualmente facevo, cioè osservare, che faccio tuttora, osservare quello che mi circonda, le persone che sono intorno a me, quello che accade, perché è importante, interessante, si imparano tante, tante, cose. E una sera vidi un signore alla fermata della metropolitana, proprio per andare verso Alexanderplatz. Vidi un signore anziano, decisamente anziano. E come poterlo descrivere? Indossava un cappotto perché era inverno. Un cappotto, direi che lo indossava in modo impeccabile, perché era proprio su misura per lui, e così un cappello, e dal cappotto affiorava la giacca, la camicia bianca, la cravatta. Ma il particolare era che il cappotto era veramente consumato, vecchio e ridotto veramente molto male, e così come lo era il cappotto, lo era anche il cappello. Anche quel cappello aveva bisogno, più che di essere aggiustato, proprio di essere cambiato. Questo signore era evidentemente e chiaramente una persona che non se la passava molto molto bene. Era però estremamente distinto ed elegante. Non c'è bisogno di avere abiti costosi, abiti all'ultima moda per essere distinti ed eleganti. C'è semplicemente la necessità di esprimere con se stessi, con il proprio linguaggio del corpo, un qualche cosa, un percorso, un lanciare appunto un'immagine di noi stessi, rappresentando proprio quello che noi ci sentiamo essere. Ed era proprio così, perché questo signore, che chiaramente, come detto, aveva evidentemente un periodo estremamente difficile, nella realtà delle cose poi si mostrava dignitoso, cosa che di fronte a tanti aspetti che oggi vediamo nelle nostre strade in realtà manca, perché la dignità è un qualche cosa di estremamente fondamentale, che si lega anche all'educazione. Non lo so se oggi poi alla fine ci sia tanta educazione. E così questo signore, sentendo con altre persone con cui ero, con cui parlavamo in italiano tra di noi, ovviamente, si avvicinò a noi e molto attentamente, molto educatamente, molto gentilmente ci chiese appunto da dove venivamo. Era molto contento, mi ricordo, disse: sono molto contento di vedere degli italiani qui a Berlino, disse. Chi lo sa, forse in quel momento gli avremmo portato noi dei ricordi di qualche sua esperienza del passato, non lo so, però quello che è rimasto è stato proprio questo brevissimo incontro, al punto tale da rimanere nella mia memoria, e soprattutto da vedere in questa persona, potrei dire, un esempio di comportamento in tutti i sensi, una dignità nell'essere e nell'esprimersi anche appunto con un semplice sguardo. Non ha importanza, come detto, se poi alla fine gli abiti sono
nuovi alla moda e tutto il resto firmati, perché oggi ovviamente la firma è qualche cosa che sembra, no, sembra non se ne potrebbe fare a meno qualcuno almeno in particolare. E allora viene da chiedersi, ma poi alla fine che cos'è la povertà? Ma esiste effettivamente la povertà? Perché si può essere ricchi senza avere quell'elemento che ci contraddistingue e che ci definisce ricchi, ovvero i soldi, perché oggi tutto è quantificato esclusivamente con i soldi, 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 soldi. Si vale se si hanno soldi. Ma quanto è triste tutto questo, perché non c'è niente di peggio che essere identificati e valere e vedere la propria dignità, appunto rappresentata da un qualche cosa che invece ha rappresentato, se vogliamo, l'invenzione peggiore che l'uomo abbia mai potuto creare, proprio appunto i soldi. E allora quel signore lì non era povero, assolutamente, non era povero, era ricchissimo perché quella sua, bastava un suo sguardo per poter dare tanto, insegnare tanto e lui con quello suo sguardo anche prendeva tanto, perché appunto è rimasto nei ricordi, nei miei ricordi, e a differenza di tanti altri invece che sfoggiano quegli oggetti o quelle vanità legate appunto a una quantificazione monetaria, soldi, soldi, soldi. Poi, se ci si parla, ci si rende conto che forse non c'è tanto, anzi c'è molto poco. Ed è altrettanto vero che la tecnologia gli è venuta in aiuto, perché poi alla fine quella capacità che a volte deriva dall'innovazione tecnologica aiuta proprio chi si crede ricco, ma che in realtà tanto ricco non è, anzi è molto povero. E l'intelligenza artificiale alla fine gli dà una mano per poter rispondere a qualche semplice, banale domanda. Around to midnight.
E arriviamo verso la conclusione di Around Midnight, perché ovviamente il tempo passa, ovviamente altrettanto io non vi voglio annoiare più di quanto non faccia abitualmente con i miei ricordi, le mie riflessioni, e allora volgiamo nuovamente lo sguardo verso il cielo, guardiamo questo spettacolo che ci rende tutti ricchi, ricchissimi. Perché guardare il cielo non è solamente poi andare lì a contemplare le stelle, ma quelle stelle ci portano a pensare, a riflettere su di noi, a riflettere su tutto il contesto in cui alla fine ci troviamo. E questa settimana pensiamo a quel luogo lontano, lontano nel nostro sistema solare. Il povero, perché la parola oggi è, come dire, intonata, il povero Plutone. Eh sì, Plutone. Quello che una volta era un pianeta, ma che nel 2006, anzi in particolare il 24 agosto del 2006, venne deciso che non poteva più essere un pianeta, ma un pianeta nano, o più comunemente come viene chiamato, un pianetino, degradato, degradato da quel suo ruolo di pianeta. Fiero di essere parte di quell'insieme di pianeti, Giove, la Terra e tutti gli altri, no, non più. Diventi un pianetino, un pianeta nano, e quindi di fatto non sei più degno di far parte di quella numerazione, non più 9 pianeti, ma 8 nel sistema solare. E Plutone però se la ride, forse come quel signore anziano che ci guardava e appunto col suo sguardo ci dava tanto, chi lo sa, forse Plutone da laggiù ci guarda tutti quanti, guarda tutti quei pianeti e dice: ma cari terrestri, poi alla fine siete voi che fate queste distinzioni tra pianeta, pianetino, pianeta nano. Alla fine a me che cosa me ne importa? Buonanotte e alla prossima.
Around midnight.